Gianluca Ricci, siamo a commentare un'altra straordinaria vittoria di questa Edilizia Passeri Bastia che nei match importanti non fallisce. Ma le ragazze hanno avuto una capacità di reagire a due situazioni sfavorevoli, ovvero la sconfitta del primo set dove strameritavamo, però loro hanno fatto quello che sanno fare, ovvero giocare di esperienza, non mollare mai. Il secondo set l'arbitro ha provato a farci uscire dalla lotta per vincere, però non ci è riuscita. Le ragazze si sono ricompattate, hanno fatto veramente una prova di carattere e poi il terzo e il quarto set hanno dimostrato che sono veramente delle atlete e delle persone straordinarie. Diciamo che nel primo set è stata veramente la tattica di muro del Porto Recanati a imporre un po' un gioco di banda scontato e a un certo punto la rimonta inesorabile delle ospiti ha frenato un po' quelle che erano state l'entusiasmo iniziale. Poi si è visto tutto il contrario, che il muro di Bastia ha preso le misure e lì non c'è stata più storia. Grande mister! Ma loro hanno fatto quello che sanno fare, perché loro sono state veramente brave. Poi anche noi però siamo stati veramente bravi. Abbiamo fatto un'ottima partita, muro difesa, non riesco a lodare nessuna perché veramente nelle 13 poi la panchina è stata determinante durante i time out, è stata determinante nei momenti di difficoltà e soprattutto chi è entrato dalla panchina non ha fatto rimpiangere nessuno. Poi le ragazze il terzo e il quarto set sono tornate in campo e veramente sono state brave. Adesso però devo fare un pochino quello che spegne il fuoco, devo gettare acqua sul fuoco, perché di fatto abbiamo due partite veramente veramente difficili. Già sabato alle 6 saremo qui a concentrate contro una squadra che gioca senza nessuna pressione, quindi credo che sarà un'altra settimana di duro lavoro e poi la settimana dopo sarà un'altra settimana di duro lavoro, perché di fatto Cesena non ha mollato e loro non molleranno, quindi sarebbe troppo stupido perdere dei punti dopo che abbiamo fatto questa gran gara. Allora, c'è solo una curiosità, ultima cosa che ti chiediamo: cosa hai detto quando hai visto l'arbitro che ha tirato fuori il cartellino rosso per mezza soma? Ho detto che noi siamo dal 20 di agosto in palestra 4 volte a settimana e siamo qui per giocarcela e lei è qui per arbitrare, quindi non doveva assolutamente essere protagonista, dovevamo essere noi in campo i protagonisti. Allora, grande Gianluca Ricci, che sicuramente ha del merito per questa vittoria, ma il portafortuna è Laura Rossi, la fisioterapista. Laura, dove ci sei tu ci sono vittorie. Sì, sicuramente sono un amuleto, porta fortuna, per cui finché va io mi siedo, mi accomodo, rilassata e tranquilla. Oddio, stasera non proprio rilassata e nemmeno tanto tranquilla. In tre o quattro occasioni mi sono alzata come uno dei peggiori tifosi, ero preoccupatissima per uno dei nostri dirigenti, per Luca, perché pensavo al peggio. Però sono contenta, è un gruppo straordinario, io mi diverto tantissimo, son brave, ma non brave tecnicamente, sono brave come atlete, come persone, per cui io sono contenta. È tutto diverso dall'altra esperienza a cui alludevi, cioè la Coppa del Mondo, è tutta un'altra cosa, lo stesso sport, le stesse soddisfazioni, ma di tutt'altro calibro. Secondo me meritevole entrambe, anzi soprattutto questa qua, perché me la sento, è tre anni che sono qua, per cui ci sono affezionatissima. Sicuramente una parte di merito, lo dicevamo, è tua, ma sicuramente anche dello staff. Lo staff sanitario, oltre a te, sicuramente c'è anche una parte di merito da parte del preparatore Gianluca Carboni. Insomma, sì, funziona tutto quest'anno a Bastia. Vada come vada questo campionato, mancano due partite, però c'è stata veramente una simbiosi perfetta. Assolutamente, ne parlavamo ieri con Gianluca Ricci, parlavamo di tutti, parlavamo di noi, parlavamo del lavoro, e è un po' anche il momento di tirare le somme. Al di là del risultato, quello che è venuto fuori è stato che in assoluto abbiamo lavorato comunque sicure, chi ci avevamo accanto faceva quello che poteva al meglio, per cui tutti contenti, tutti soddisfatti e soprattutto tutti quanti al lavoro da sempre e da subito e fino alla fine, per cui speriamo bene, speriamo che tutto vada per il meglio, incrociamo le dita, sono scaramantico, per cui non dico niente, però sono contenta, penso che si veda, penso che si legga, per cui finché va bene, finché è così va bene. Allora, l'appuntamento per tutti ai primi di maggio, vedremo di tirare le somme in quella data. È tutto da Pianeta Volley. Grazie.